E domani si riparte da Policastro Bussentino e si arriva nel punto più a sud di questo Giro d'Italia, ovvero in Calabria, a Serra San Bruno. Ricognizione fatta? Perché Certo. Davide Cassani è tornato ad ansimare sulla sua bicicletta, ci mancava, e allora andiamo a vedere la ricognizione di domani. La quarta tappa è una delle più lunghe del giro, 246 i chilometri da Policastro Bussentino a Serra San Bruno. Quando mancano 51 chilometri al traguardo comincia la salita verso Vibo Valentia, sempre molto molto facile ad eccezione dello strappo, seppur breve, di Maierato. Alla Gran Premio della Montagna di Vibo Valentia mancano 40 chilometri al traguardo. If you close your eyes. 19 chilometri all'arrivo, comincia la salita di Crocefferrata. Bella salita, eh? Qua si spinge un bel rapporto, qua vanno su in certi tratti anche ai 30 all'ora. O no? Sì. Eh? Sì, qui a Crete, però ad Arezzo lì, guardi, non c'è niente. Ci sono un po' di tornanti? Quello è il pezzo più duro? Sì. Non è per niente una salita difficile. I primi 6 chilometri hanno una pendenza del 6%, molto regolari. Ci sono alcuni tornanti, ma la velocità sarà sempre molto molto elevata. Gli ultimi 5 km sono al 4%, lì possono salire a 30 orari. Secondo me resteranno una cinquantina di corridori. Dal Gran Premio della Montagna mancano 6 km e mezzo. Otto minuti serviranno per arrivare dal Gran Premio della Montagna al traguardo, perché è pianura discesa, è un tratto velocissimo. Ci sono anche due gallerie, ma sono corte e sono illuminate. Il finale, beh, curve pericolose non ce ne sono. Una nota, il pavé, comincia a 600 metri dal traguardo. I primi 200 sono molto molto brutti, gli ultimi 400 invece scorrevoli. Tappa dove gli uomini di classifica non scopriranno le proprie carte perché non è terreno per loro. Arriveranno qui una cinquantina di corridori insieme e la maglia rosa potrebbe cambiare padrone.